Allora io scesi in casa del vasaio ed ecco, egli stava lavorando alla ruota. Libro di Geremia, capitolo 18, versetto 3. Lasciati modellare da Dio. È davvero interessante osservare un vasaio mentre modella un vaso. Egli esercita lievi pressioni sull'argilla, in rotazione sul tornio, per ottenere poi una forma voluta. E se il vaso assume una forma anormale, cioè non voluta dal vasaio, egli recupera la pasta e ne rifà uno nuovo. In modo simile le nostre vite sono tra le mani di Dio. A motivo del peccato e della nostra opposizione alla sua volontà, esse hanno assunto una forma anormale. Ma se noi torniamo a Dio, al nostro formatore, egli può trasformarci e darci una vita nuova in Cristo, in Gesù Cristo, che è il suo Figlio unigenito. Bisogna solo prendere questa decisione prima che sia troppo tardi. A causa della nostra ostinazione, della nostra ribellione verso Dio, abbiamo forse nel nostro intimo l'impressione che ogni eventuale tentativo sia votato all'insuccesso. Ebbene, teniamo presente che il divino vasaio non è scoraggiato. Egli, da capo, ne fece un altro, come a lui parve bene di farlo. Lasciati trasformare dal tuo personale formatore, che è Dio, l'Iddio onnipotente, capace di trasformare ogni vita umana.